Vorrei capire se prevedete di espropriare i comuni o altri enti locali delle utilities. Su tutte queste questioni risponderà il ministro Padoan. Sapete quanto valgono i servizi locali come luce, acqua, trasporto e rifiuti? Un sacco di soldi, su cui in tanti, in Italia e all'estero, vorrebbero mettere le mani. Oltre 100 miliardi di euro. Questa inchiesta l'abbiamo iniziata a settembre scorso. Partecipiamo a un incontro con investitori stranieri e un dirigente del Ministero dell'Economia ci spiega dov'è il vero tesoro italiano. Sentite. Comunque la vera risorsa sono le utilities a livello locale. Lì sono veramente tanti miliardi. Il problema è che sono solo nostro, lo Stato. Sono dei comuni, sono delle regioni. E quindi bisogna cambiare il titolo quinto della Costituzione. E espropriare i comuni e le regioni. Sindaci, preparatevi. Le aziende di servizio devono finire in mano araba o cinese. Poche storie. Quindi bisogna cambiare il titolo quinto della Costituzione. E espropriare i comuni e le regioni. Poi abbiamo cercato il commissario Cottarelli, l'uomo paracadutato dal Fondo Monetario Internazionale nel nostro governo. Una domanda al volo. C'è venuto o ci hanno mandato? Mi spiego, lei è stato mandato dal Fondo Monetario Internazionale qui? No. Siamo commissariati? No, io mi sono dimesso dal Fondo Monetario Internazionale. State per fare un esproprio ai comuni delle municipalizzate? Quello che c'è nel programma di lavoro è che si considera il ruolo di queste 7.000 municipalizzate. Quanto valgono? Cosa intende dire quanto valgono? Privatizzare le municipalizzate, quanto può rendere? Non si parla di privatizzare le municipalizzate, si parla di considerare che cosa fare con questa galassia che è estremamente complessa e variegata. Era una delle cose che gli ha detto qualche anno fa, che si poteva pensare di privatizzare le municipalizzate. C'è un gruppo di lavoro che si occupa di partecipate, sia nazionali che a livello territoriale. Cottarelli non è l'unico uomo del Fondo Monetario nel governo italiano. Oggi può vantare addirittura il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, con cui abbiamo cercato di parlare in vano. Leggiamo cosa dice Padoan. Il programma di privatizzazioni porterà a una riduzione del rapporto debito-PIL, 2002. Le dismissioni potrebbero migliorare l'efficienza economica, 2005. Riforme e privatizzazioni stimoleranno la crescita italiana, 25 febbraio 2014. E ora è il momento di Renzi, o meglio, di Graziano Del Rio, che viene a spiegarci le intenzioni del governo. Filippo Barone, La Sette, La Gabbia. Nei giorni scorsi avete annunciato degli interventi che dovrebbero arrivare quasi a 100 miliardi. Vorrei capire se avete intercettato le misure, le coperture e se prevedete nuove privatizzazioni e soprattutto se prevedete di espropriare i comuni o altri enti locali delle utilities. Andrew Fry di Bloomberg News. È pronto a lasciare fallire un ente locale se il sindaco non prende le misure preventive di privatizzazione o tagliare di servizi. Su tutte queste questioni risponderà il ministro Padoan. Comunque è chiaro che il Presidente del Consiglio ha annunciato delle misure ed è evidente che le misure hanno la loro copertura. Le modalità della copertura verranno annunciate nelle prossime settimane. L'eventualità che un comune fallisca, come voi sapete, è già presente e disciplinata dalla legge. Fu concordato apposta perché fossero obbligati gli amministratori che non svolgevano all'altezza il loro compito a prendere misure particolari, anche misure molto crude, tipo appunto la dismissione di asset. Quindi su tutto questo che è già presente è stato ulteriormente rafforzato con l'ultima legge di stabilità, un provvedimento in cui si dice che le amministrazioni locali sono responsabili, per esempio, dei deficit che maturano nelle loro aziende controllate. Di cosa parla Del Rio? Del decreto Destinazione Italia, varato da Letta. La finanziaria di Letta prevede, in parole povere, che i comuni senza soldi devono vendersi le municipalizzate. Più crisi, più privatizzazioni. E il gioco è fatto. Al governo Renzi piace, anzi, rafforzerà il concetto, dice Del Rio. E Roma? Spiega il sito del governo. La capitale riceve un prestito, ma in cambio deve mettere mani agli immobili e società partecipate. Illazioni? Leggiamo il commento sul decreto Salva Roma di Chicco Testa, ex presidente dell'Enel. Il 50% di Acea vale 1 miliardo, tutto il debito di Roma.
vendere e girare pagina. Io con lui voglio dire che la nostra stima non ce l'ha. Noi siamo i conservatori, vogliamo l'acqua pubblica, lui la vuole, vogliamo la sanità pubblica, vogliamo la... Beppe, è quella di prima. No, vogliamo la sanità, tu vuoi fare TAV, grandi lavori, sì, cemento, basta.